Ci voleva una vittoria, no, per festeggiare. Almeno è venuta. Siamo alla settima. Abbiamo detto no, che aspettiamo la nona per far suonare qui la nona di Beethoven. Vediamo se ci riusciamo. Non ho granché da dire perché in effetti è stata una vittoria un po' sofferta, ma strameritata perché alla fine. Anche oggi, no, abbiamo avuto diverse occasioni, diverse opportunità ed è bello però vincere soffrendo. Delle volte la sofferenza, sono anche belle le sofferenze. Quindi sono felice che stasera abbiamo l'opportunità di essere tutti insieme. Siamo oltre 300 persone, quindi è bello avere questa bella occasione di una festa insieme a tutta la società, tutto il settore giovanile, la prima squadra, quindi abbiamo i tifosi con noi, quindi meglio di così non poteva andare. Quindi non ho credo niente da aggiungere, se avete voi qualcosa. Senta, sugli altri argomenti di solito, cioè sponsor, soci, campagna acquisti. Beh, ci sarebbe appunto, potremmo fare una conferenza. Per un'altra oretta qui, direi che non è il momento di andare su questa cosa qui, perché anche si sta lavorando alla grande, ma non ho, diciamo, le notizie che ho sarebbero tutte molto positive, ma ve li dico al momento, per la conclusione di questa prima fase, perché questa prima fase verrà il 21, quindi credo che spero per quella data lì di potervi dare alcune risposte definitive, no? Perché alcune cose stanno appunto succedendo, quindi tutte molto importanti, quindi spero di poterlo fare tutto insieme, invece adesso di cominciare a dire alcune cose e poi altre non ci sono ancora, quindi credo che stiamo lavorando per creare quella società che ci vuole, no? Perché per adesso abbiamo la parte tecnica che funziona a meraviglia e tutto. Quello che sul campo lo sta dimostrando, mi ha sempre detto che la rosa è fondamentale, no? Infatti anche se abbiamo 8 giocatori fuori, stiamo riuscendo, no, a mettere in campo giocatori che danno il massimo e quindi sono felice di tutto quello che sta succedendo. Poi è chiaro che alcune cose le faremo ancora, adesso non so. Alla fine cosa saranno, chi sarà, ma senz'altro un ritocco ci sarà ancora, come ho sempre fatto da quando abbiamo incominciato, abbiamo sempre portato sempre uno, due, tre giocatori e dovremmo finalmente non avere più sfortuna perché troppi infortuni, no? Troppa gente fuori, speriamo che, come ho sempre detto, che se Simone ci fa questo miracolo di giocare poi con noi l'anno prossimo, lo sapremo ormai solo a metà gennaio, quindi quello sarebbe una gran bella notizia. Poi abbiamo altre situazioni che adesso preferisco non elencarle perché preferisco sorprendere piuttosto che dirvi già adesso qualcosa. Spero che qualcosa succeda ben presto, appena succede, come sapete, lo sapete delle volte prima di me, quindi. Ieri il mister ha parlato espressamente di Pordenone, ha detto che prima di qualunque altra persona in difesa aspetta la risposta di Daniele, adesso non ci ha parlato. Allora, Daniele, ci siamo parlati dall'inizio, da quando ha preso questa iniziativa insieme a noi, con l'accordo sia della società che del mister di giocare con noi, di allenarsi con noi e quindi è pronto. Credo che ogni giorno che passa è più improbabile che vada in Serie A, quindi è più improbabile che possa veramente discutere poi con noi l'eventuale rimanenti 5 mesi. Quindi non. Preferisco restare con i piedi per terra, preferisco non dirvi qualcosa che non so, quindi finché non è chiaro e netto che è possibile e c'è una firma sotto un contratto, non lo posso confermare. Comunque da parte nostra sarebbe una grande soddisfazione se potessimo averlo. No, preoccupato no, perché ripeto. Il mister ha già dimostrato che è capace poi di trovare sempre soluzioni che ci portano poi
ad avere una squadra competitiva in campo. È chiaro che adesso non so se uno o due delle ammonizioni risultano in tutte e due, addirittura. Beh, questo chiaramente è una brutta notizia, ma spero di poter fare in modo che qualcuno arriva subito. Adesso abbiamo 2 o 3 giorni di tempo per vedere un po' chi potremmo prendere subito. È chiaro che siamo veramente contati. Ma ripeto, alla fine è importante, come abbiamo visto, no? Che abbiamo una rosa che nonostante tutto riesce, no? Cioè, anche se giocano 15, più o meno sono sempre quei 15 o 16 che giocano sempre, ma credo che abbiamo fatto veramente dei miracoli. Se ci ricordiamo come è nata questa rosa, come è stato fatto tutto questo in uno spazio brevissimo di tempo, c'è solo da complimentarsi con tutti quelli che hanno fatto parte di queste decisioni delle volte in 24 ore, 48 ore, quindi credo che ci meritiamo un po' tutti, no? Quello che ho sempre detto, alla fine si vince creando questa compattezza in tutto quello, no? Vi ricordate il famoso quadrifoglio che dico sempre, no? Le cose funzionano se tra la parte tecnica, la parte, quindi i giocatori, il mister e la società e poi i tifosi, che tutto funzioni, perché solo così si può vincere un campionato e quindi siamo sulla buona strada. Sappiamo che sarà ancora molto difficile, che sappiamo benissimo che quelli dietro di noi stanno lottando fino all'ultimo, non è che ormai il secondo è sempre solo a 3 punti, quindi sappiamo benissimo che c'è il Poggi Bonzi, infatti, che vuole dimostrare di poter tornare anche in Serie C, quindi come ho sempre detto, le battaglie bisogna vincere sul campo e continuiamo così. Secondo me meglio di così non possiamo fare dal punto di vista di questa voglia di battagliare, questa voglia appunto di lottare fino all'ultimo minuto, quindi noi questa partita oggi la dovevamo vincere chiaramente un 4-5-2, ma ormai alla fine è più importante poi anche vincere così, ma vincere è importante, quindi abbiamo fatto di nuovo anche questo oggi e spero di continuare in questo modo. Ok?